Una delle diciamo, cose che circolano di più, degli slogan che circolano di più, torneremo, moriremo democristiani, è rinata la balena bianca, tutta la seconda repubblica, incluso il PD, è stato buttato fuori e non esiste. Secondo lei è giusto dire che in questa elezione di Mattarella con anche un ex democristiano Palazzo Chigi significa la rinascita della balena bianca o siamo di fronte a un fenomeno più complicato? Dunque, la balena bianca, che è una definizione di Panza, che era un antico cronista bravissimo, e adesso quando andava ai convegni del fa ciclo, dei libri e cose. Vabbè. Allora, la balena bianca è morta. I morti non si risuscitano. Certo. Quindi è finita. Mattarella ha la storia di un democristiano, certo. Ma che vuol dire questo? È un uomo di 70 anni che ha fatto i suoi passi nella politica durante la Prima Repubblica e poi però si è innestato rapidamente sulla nuova. Lui è stato vicepresidente del Consiglio nel governo D'Alema, mi pare. Sì, sì. E anche difesa del secondo, ecco, D'Alema 2. Ecco. Quindi poi è stato ministro, sempre in questi anni, diciamo, gli anni della, chiamiamola, della Seconda Repubblica, ammesso che si possano fare queste distinzioni epocali. Ma la DC, insieme ad altri partiti, al Partito Socialista, al Partito Liberale, al Partito Socialdemocratico, al Partito Repubblicano, sono scomparsi dopo Tangentopoli. Mm-mm.